Lo spagnolo.com, nostri microfoni Roberto Benasciutti, vicepresidente della SPAL. Finalmente una vittoria dopo una domenica scorsa dove la SPAL era tornata a Ferrara senza punti. Sì, oggi abbiamo sbagliato un po' di meno, ne abbiamo sbagliate due, la terza l'abbiamo fatto, domenica abbiamo sbagliati quattro e poi l'abbiamo preso. Sai, ogni partita è una partita, il calcio purtroppo è bello per questo, perché se no... Stando ai risultati parziali, in questo momento la SPAL tornerebbe a solo 5 punti, un motivo in più per crederci. Sì, comunque è inutile che pensiamo, andiamo avanti domenica per domenica e vediamo. In questo momento lei è sempre l'unica persona che sborsa i soldi. Martedì è stato anche un incontro con anche Matteo Mazzoni, il consorzio e con i giocatori. È risolto? Non ci saranno più problemi da qui alla fine? Ma è inutile che fate solo polemiche di che genere? Poco. Non è polemica, nel senso, se da qui alla fine del campionato si riuscirà a parlare solo di calcio? No, è giusto che parliamo solo di calcio, come parlano tutte le altre squadre. Perché noi anche abbiamo visto una polemica fra voi società e consorzio per questa amichevole che dovrebbe esserci in aprile. No, guarda, scusa, se il consorzio ha avuto un amichevole con gli attori che avevano quel sabato lì libero, ne hanno approfittato, perché probabilmente dopo non c'era posto per poterla fare. Cerchiamo di farlo. Secondo lei non è troppo vicino, visto che domenica ci potrebbe essere una importante partita col Piacenza? Ho capito, però se guardiamo a tutti i punti e tutte le virgole, nella vita non facciamo niente. Questo posto, per quanto riguarda quindi la società, secondo lei continuare così? Trovami tu qualcuno che viene in società con me. Io sicuro no, sono un imprenditore. Allora che ci posso fare? Cioè, cercate, tutti stanno cercando. Il comune non le dà una mano? Ma il comune c'è vicino, in tutte le cose, ne parliamo, stiamo procedendo a diverse trattative, vedremo. Quindi secondo lei gli imprenditori sono solo bravi a parole ferraresi e poi dopo ai fatti? Ma è inutile che andiamo i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Grazie, Benasciutti.